Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un video questa mattina, una piccola meditazione, non è uno studio. Io qui davanti a me ho la parola di Dio, vorrei prendervi, cari amati. Giovanni 16, 1, 4. Allora, ok. Giovanni 16, 1, 4. Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. La parola di Dio recita quanto segue. Io vi ho dette queste cose a ciò che non siate scandalizzati. Vi sbandiranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di fare un servigio a Dio. E vi faranno queste cose perciò che non hanno conosciuto il Padre né me. Ma io vi ho dette queste cose a ciò che quando quell'ora sarà venuta, voi vi ricordiate che io ve le ho dette, ora da principio. Non vi dissi queste cose perciò che io era con voi e poi prosegue. E insomma, interessante notare come il Signore Gesù in Giovanni dice veramente tante cose, no? Infatti, coloro che nascono di nuovo, nel momento della nuova nascita, i servi di Dio spirituali consigliano sempre di leggere prima il libro di Giovanni. Dico spirituali perché purtroppo non tutti sono spirituali. Ok? E quindi gli si consiglia di leggere Giovanni per mille motivi. Due di questi sono Trinità, amore. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo trinitario per eccellenza. Trinitario non perché gli altri non lo siano, ma perché Giovanni ti spiega la Trinità come nessun altro Vangelo fa. Appunto, i Vangeli sinottici non spiegano la Trinità come lo fa Giovanni, come lo fa lui. Certo che la spiegano, però Giovanni è il non plus ultras, è il Vangelo dell'amore e quant'altro. E se tu rifletti bene, caro amato, se c'è una cosa che costantemente il Signore si è sempre preoccupato di fare, fin dalla Genesi fino all'Apocalisse, è custodire il cuore del credente, perché se c'è una cosa che fa molti danni è la paura. La paura, temere, anche perché tutto sommato questo si associa sia a mancanza di fede barra conoscenza. D'altronde, se tu non conosci le cose, non sai cosa ti aspetta, non sai cosa ti circonda, non sai cosa ti succederà un domani, avrai paura. Ma se tu sai che tu, per esempio, dopo la morte te ne vai in paradiso, beh, non è la stessa cosa che affrontare la morte con l'incertezza dell'indomani. Infatti, il miscredente che affronta la morte ha gli occhi in una certa maniera, il credente ha gli occhi in un'altra maniera. Capito? Quindi la conoscenza crea la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio, Romani 10, vero? E quindi ci sono tante cose, quindi se c'è una cosa che vuole fare lo Spirito Santo è quello di custodire il nostro cuore. E Gesù è stato l'esempio perfetto. Gesù ha detto: io vi do pace, non temiate. Ma andiamo piano. Se Gesù è l'esempio perfetto, e lo è, lo Spirito Santo è la potenza perfetta, è la potenza completa. Dio dona lo Spirito Santo, l'uomo deve fare la sua parte.
lo deve accettare. Lo deve alimentare, coltivare, tutelare. Il padre gli ha dato la salvezza a Noè. Ma Noè dovette accettarla e per accettare la salvezza dovette operare, perché l'arca non si costruì da sola. E quindi nel costruire l'arca Noè faticò, molto faticò, e fatica. Costruire uso un linguaggio umano, la nostra fede, leggendo, credendo, vivendo, è fatica, non è senza impegno. Non temere è fatica, è molta fatica. Quando noi leggiamo le storie veterotestamentarie tanto belle, quelle storie poi noi le dobbiamo vivere, le dovremmo vivere. Il Signore disse a Mosè, Deuteronomio 20, per esempio, gli parla e gli dice, in Deuteronomio già stiamo lì, davanti la terra santa, detta terra santa. Dice, è sbagliato chiamarla terra santa, è vero, perché non è santa in questo momento. Però vabbè, sapete quelle cose che abbiamo, che facciamo per la tradizione, sbagliate. E tutti sbagliamo. Infatti dopo vorrò parlare di sbagli degli apostoli. Quanto è facile sbagliare. Vedi, ho appena sbagliato. E quando stava davanti la terra empia, con le sette nazioni, ammazzavano bambini, che facevano? E c'erano anche i, vabbè, stavo per dire i giganti, sì, vabbè, i giganti, sì, chi lo vuole accettare? Io credo che c'erano i giganti e si può dimostrare tutto quanto, però vabbè, sono scuole di pensiero, e eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore gli ha detto, non temete, non li temete. Non ha detto, ah, io ti do un consiglio, vedi, io ti do un consiglio. No, no, non è un consiglio. La parola di Dio non dà consigli. La parola di Dio dà comandamenti. Se poi tu lo vuoi prendere come un consiglio, sai, ti do un consiglio. I 10 comandamenti, o le 10 parole, come c'è scritto nell'Antico Testamento. No? Non so se nell'Antico Testamento, io non mi ricordo se c'è scritto comandamenti da qualche parte nell'Antico Testamento, però, perché c'ho sto pallino, però vabbè. Sì, sono comandamenti, però perché vengono chiamate 10 parole? Vabbè, sono cose mie, se film in testa che mi faccio. Quindi Dio non ti ha dato 10 consigli, no, ti ha dato i 10 comandamenti. E quando ti dice non temere, è un comandamento. Perché se tu temi, potrai andare incontro a un naufragio nella fede. Infatti c'è la grande differenza fra, per esempio, il re e il profeta. O il sacerdote. Per esempio, quando l'angelo andò da Maria, Maria dice: ma come possono avvenire queste cose di qua e di là? L'angelo semplicemente glielo spiegò. Porella, una donna, una bambina, un'alma. Quanti anni poteva avere Maria? 15, 14, 16, non lo sappiamo, ma più o meno Alma, quella è l'età. E finì là. Ma quando andò da Zaccaria, lignaggio levita sacerdotale, e lui anche fu titubante, non gliela passò.
Ah, sei titubante, tu che hai la conoscenza, tu che hai il livello. Bene, muto resterai. E restò muto. Non parlò più. Finché non nacque poi Giovanni, il nostro amato fratello Giovanni. I fratelli dell'Antico Testamento sono fratelli, non è che sono... No, no, sono fratelli, non sono la Chiesa, ma sono fratelli. Quindi chiamiamoli per quello che sono, nostri amati fratelli. Un giorno mangeremo insieme a loro nella tavola del Signore. Chi ci crede che mangeremo? Chi non ci crede, vabbè. Poi se qualcuno pensa che mangeremo perché se non moriremo di fame, beh, non ha capito niente, però vabbè. Andiamo avanti. E quindi, cari amati, vi ricordate quello che era successo in Numeri? Che era 14, su per giù, lì intorno. A un certo punto il Signore gli dice: 10 volte mi tentaste, perché erano entrati nella terra promessa, avevano visto i giganti. Chi pensa che siano giganti, io penso che siano giganti di 3 metri e altro. Però erano tornati e avevano temuto. Avevano temuto. E questo temere non li ha fatti entrare. E perché avevano temuto? Aggiungo io. Un giorno gli dissi al mio pastore: fratello, non è colpa loro che non capiscono. E lui mi guardò serio, perché stavamo parlando di gente veterana nella fede, e mi disse: perché non capiscono? Eh già, perché non capiscono? Perché temono? Peccato. Un abisso ne chiamò un altro e non entrarono e nessuno entrò, manco uno, tranne i due sopra i 20 anni. Caleb e Giosuè. Sì, Giosuè, Caleb era, scusate, i miei colpi di amnesia. Dovrebbe essere Caleb, se non è Caleb, lapidatemi e datemi dell'ignorante. Eccetera, eccetera, eccetera. Infatti poi glielo ripete, lo dice prima a Mosè, in Deuteronomio 20. Poi quando Mosè muore, che il condottiero diventa Giosuè, in Giosuè 8. Interessante, c'è proprio un libro di Giosuè. Glielo ripete. E gli dice: non temere. Perché l'uomo, l'essere umano, è atto a temere e non può non temere con le sue proprie forze. È impossibile. Nessuno di noi può farlo con le proprie forze. Ecco perché il Signore ha mandato due cose: la parola fatta carne e lo Spirito Santo. Perché questa parola ci dice quello che c'è oltre, quello che ci sarà un domani, quello che ci aspetta, quello che ci circonda. E quindi se uno ha la conoscenza, ha le basi per non temere. Io non ho paura di morire, ho paura di soffrire, sì. E perché hai paura di soffrire? Perché non sono perfetto, perché la vera perfezione non ti fa avere paura. Sono ancora nel cammino e mi sto studiando di mettere in pratica il comandamento, che non è un consiglio, non temere. Perché so quello che mi aspetta un domani. Per me il partire da questo corpo è gioia, felicità. Quindi devi anche avere fede, perché chi non ha fede non vuole partire, vuole stare qua. E
ti dirà la menzogna, ma chissà quanti moriranno, quanti periranno, se vado via di qua, del sud, mille scuse. Ti metteranno versi decontestualizzati, ma lasciamo perdere. Chi veramente ha fede e ha capito, sa perfettamente che andare di là è mille volte meglio che stare qua. Ma bisogna vedere quanto sei spirituale, quanta fede c'hai. Ed è un percorso, amati. Gli apostoli sono stati un grande esempio, ma pur uomini sono stati. Infatti il mio pastore ci insegnava sempre, quando l'apostolo Paolo, in Fatti degli Apostoli 18, aveva paura di prenderle. Dio non parla tanto per. Quindi quando Dio dice una cosa c'è un perché ed è vero. In Fatti degli Apostoli 18, il Signore parla a Paolo e gli dice: Paolo, non temere di andare a Corinto. Cioè Dio non ti dice non temere perché tu non temi, sei forte, quindi parla al vento. No, le parole di Dio sono purgate col fuoco. Quando Dio dice una cosa è quella. Se Dio dice non temere vuol dire che tu temi o che sei potenzialmente in potenza, temi. E se qualcuno pensasse che Paolo non aveva paura, allora per quale motivo subito dopo il Signore gli dice a Paolo, dopo che gli ha detto non temere, stai tranquillo, nessuno metterà le mani addosso a te? Perché Paolo temeva, aveva paura di buscarle. Aveva paura delle percosse e quant'altro. Se questo è successo a Paolo, a noi cosa ci può succedere? Noi pensiamo di essere tanto bravi e tanto forti? Io non so chi ci crede, perché a questo punto io devo mettere in dubbio tante cose, ma quanti credono alla Bibbia? Boh, non lo so. Sicuramente pochi. Se c'è qualcuno che è stato forte ed è stato un grande esempio, sono stati i 12 apostoli. Nella mia scuola, quella che io insegno, il 12° apostolo è stato Paolo. Mi dissocio da tutte le altre scuole che portano Mattia. Rispetto i fratelli, sono fratelli, ma contesto la dottrina. I 12 apostoli sono stati talmente wow che la Nuova Gerusalemme, che è la Chiesa, oltre che ci sarà la città, fonda su questi 12. E quindi wow, chi come loro? Irripetibili, i 12 apostoli, irripetibili. Ma, nonostante tutto, e loro erano i 12 apostoli, erano ebrei, conoscevano l'idolatria, che cos'era, la gravità di questo peccato. Cosa ha fatto Giovanni? Quando è andato in cielo? Non, neanche una volta che sarebbe bastato e avanzato, ma per ben due volte. Si stava per prostrare davanti un angelo. Com'è facile cadere nell'inganno? Il contrario della paura è vedere questa grande gloria, questi angeli pieni di gloria. Giovanni non ce l'aveva più niente. Fu abbagliato, stava per buttarsi. Vedete l'uomo che cos'è? E perché viene scritto questo? Perché l'abbaglio o la paura
ci fanno ubriacare, spiritualmente parlando. Queste cose sono state scritte per noi. A un certo punto il Signore Gesù, che io penso che sia l'esempio perfetto e sia stato senza peccato, secondo me, Gesù è stato senza peccato. Non so quanti ci credono che Gesù sia stato senza peccato. È un parlare ironico il mio, perché voglio invitare alla riflessione. Quando io vado in Matteo 10, famoso Matteo 10, dove dice quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, no? Il Signore Gesù dice, non temiate coloro che uccidono il corpo. Non temiate coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temiate piuttosto colui che può. Quindi il Signore Gesù, la parola fatta carne, cioè quella parola che nell'Antico Testamento parlava, ma non era carne, è la stessa parola, con una grande differenza, che nel Nuovo Testamento quella parola è carne. Nell'Antico Testamento non era carne, perché Dio è spirito. Ma nel Nuovo Testamento si incarna. È la stessa parola che gli ha detto a Geremia. Sai, Geremia, io ti do un consiglio, poi fai tu. Non temere. Scusa, stamattina sono in vena di battute. Ma è per far riflettere, non per scherzare. C'è poco da scherzare quando si predica. Per far riflettere. Non gli ha detto, sai Geremia, io ti do un consiglio. Gli ha detto, non li temere, comandamento. Gesù, la parola, che si è incarnata, esempio perfetto e senza peccato, insegnava una cosa, non temere, non temete quelli che uccidono il corpo. Gli insegnava. Lui insegnava questo, predicava questo, ovviamente, secondo alcuni, però non lo viveva. Eh sì, perché secondo alcuni Gesù insegnava le cose, però lui non le viveva e non le metteva in pratica, cadendo così in peccato. Certo, perché se tu mi dici che Gesù nel Getsemane, e questo già ci ho fatto il video dedicato, ha avuto paura, cioè tu stai dicendo che la parola che ha sempre ordinato di non temere, che ha detto agli altri di non temere, poi avrebbe avuto paura? Perché uomo? E perché quando insegnava a non temere non era un uomo? E che fa? Insegna una cosa e ne chiede un'altra? E ne fa un'altra? Oppure lui era perfetto nel chiedere, nel domandare, nel pregare e poi avrebbe chiesto una cosa non conforme alla volontà del Padre? Ma questo adesso esula. Ci ho fatto il video dedicato a proposito. Sì, perché questa è una vera e propria bestemmia. Dire che Gesù predica una cosa, predica bene, razzola male, è bestemmiare. Cioè, qui non è che stiamo a vedere se chi la pensa in un modo, chi in un altro, su cose che tutto sommato ognuno... Tipo il mio pastore pensava che Adamo ed Eva... Se sono persi, io penso invece che se sono salvati, che importa? Ma questa è una cosa seria. E il mio pastore me l'ha sempre insegnata, sta cosa qua, del Getsemane. Sempre. Quando la maggior parte dei pastori insegnano, qui in Italia, che Gesù aveva paura nel Getsemane. E io mi domando... E poi quando tu glielo spieghi, da un orecchio gli entra e dall'altro gli entra, come dire, ma guarda che quello che tu stai dicendo è una bestemmia. E allora io mi domando, ma quanti credono alla parola di Dio? Marco 5,36? Non lo so. Sarò strano mio. Non temere, credi solamente, gli disse il Signore Gesù.
E allora quando si vedono accorralati, si dice accorralati in italiano, penso di no, però vabbè. È quello che conta è la santificazione. Appunto, non credere alla parola di Dio è mancanza di santificazione. Cambiare il messaggio dell'Evangelo è mancanza di santificazione. Parlare male del fratello è mancanza di santificazione. E quando ti viene fatto, è inutile che tu vai a guardare l'orecchino, la collanina, la tintarella, perché è vanità. Il Nuovo Testamento parla di ungiti il capo, quando digiuni. Ma non è vanità pure quella? Questa è la santità, però poi dopo quando infanghi il fratello Alessio Evangelisti, gli dici che c'ha moglie, che qua, che su, che ne è vero niente. E Alessio Evangelisti ti dice che tutto quello che tu hai detto non è vero niente, e tu manco scusa gli chiedi, quella non è mancanza di santificazione. È inutile che mi vai a guardare l'orecchino della sorella e la tintarella dell'una. Ci sono cose molto più gravi di queste. Fermo restando che fa sa tinta non è peccato, portare l'orecchino non è peccato e mettersi un po' di rossetto non è peccato. Facciamola finita di queste cretinate. Stamattina sto in vena, mi sento in forma, non mi sento in forma, però vabbè. Temere è mancanza di fede. E se Paolo temette, e se Giovanni stava per adorare due volte l'angelo, ma io che posso fare? Che questo messaggio indirizzato a me e poi a tutti noi non è facile. Non è facile se uno pensa che la fede è una passeggiata di salute, è un capire la parola di Dio e basta, non ha capito niente. Perseverare, noi saremo provati col fuoco. Ma noi siamo occidentali. Negli ultimi decenni abbiamo passato, scusate il termine, la Pasqua. Non sappiamo cos'è la persecuzione fisica, in linea di massima. Ma tra un po' sta bambagia finirà. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Quanta confusione c'è in giro? Non temere. È uno sforzo. Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Perseverare significa andare controcorrente, soffrire, combattere. Dovrei combattere. Quanti combattimenti? Il diavolo non vuole che noi facciamo l'opera del Signore. Non lo vuole. E va intorno come il leone ruggente. Sì, la storia, io ci credo, la storia di Giobbe è vera. Non che Satana entra nel terzo cielo, quella è, secondo me, non è vero niente. Però, vabbè. Ma che Dio crea Satana, lo butta fuori e poi non ci parla, beh, io non ci credo, però. Ognuno è libero di credere a quello che vuole, giustamente poi non sono queste le cose. Satana va intorno come il leone ruggente, è l'accusatore, ci accusa davanti a Dio, Dio ci parla. E gli disse, hai visto Giobbe? Probabilmente
Proprio la settimana domenica, fratello Fabrizio Evangelisti ha portato questo messaggio. Hai visto Giobbe? L'ho visto Giobbe. E certo, gli ha dato tutto. Levagli tutto. Vai. Che Satana deve chiedere il permesso a Dio per toccarci, sapete? E come glielo chiede? Tramite raccomandata se non ci parla? È venuta la battuta. Oppure scrivo, fammi un'altra battuta, scrivi all'angelo di Laodicea. No, è un angelo del cielo, è che gli manda la raccomandata. Lì in quel caso è un angelo terrestre. Eh sì, deve chiedere il permesso a Dio, Dio glielo dà. Satana ha chiesto di vagliarvi, altro che se non ci parla. Poi da qui che lo fanno andare fino al terzo cielo, ma per cortesia. Capito? Ci aspettano giorni molto difficili, perché Satana oggi sa che gli rimane poco tempo ed è avvelenato. E noi dobbiamo combattere contro Satana. Dicono, fra tanti, i cubani, grande scuola quella di Cuba, una grandissima scuola, che ci sono dei grandi spiritisti a Cuba. Certo, non sono come quelli. Ieri ho fatto video lì in Babilonia, quelli che stavano prima. Vabbè, colpo di amnesia, io me scordo tutto. E dicono un conto è riprendere Satana, e un conto è vederselo arrivare. È vero questo, io nel mio piccolo ho fatto delle esperienze. Quelli che dicono no. Ma io non ho paura di niente, di nessuno, c'ho il Signore, c'ho lo Spirito Santo, benissimo, tutto vero. Io ho fatto esperienze del genere, che tre demoni sono venuti, cioè me l'ha mostrato in sogno. E come sono venuti sono andati via perché il Signore mi ha svegliato lui, lo Spirito Santo ha fatto tutto, mi ha aperto la bocca, sono uscite fuori delle lingue con dei decibel che sono arrivati a 100 km. Penso che ho svegliato mezza città, una cosa. Un miracolo pazzesco. Quindi sì, ho fatto anche quelle esperienze, ma quante volte Dio mi ha mostrato e mi ha fatto sentire da nato di nuovo la presenza e il terrore dei demoni. Non glielo auguro a nessuno. Brutte, brutte. Non le voglio fare, però Dio me le ha fatte fare perché mi ha voluto insegnare. Non so per quale motivo. Certe cose uno non vorrebbe impararle. Ma se Dio fa una cosa è fatta bene. Quindi io non ho mai visto Satana, ma i demoni sì. E la presenza l'ho sentita, non lo so quante volte, centinaia, non lo so. L'ho sentita. Da battezzato di Spirito Santo. È chiamato il principe del terrore. Questo credo stia scritto in Giobbe, credo. Non mi ricordo se è chiamato il principe del terrore o il re del terrore. Credo il principe, però non me lo ricordo. Del terrore. E noi dobbiamo combattere contro questo dragone che rugge perché incute timore. Ah, io non lo temo, ma come? Basta che te passa un gatto e te spaventi. Faccio l'esempio del gatto perché mi è capitato diverse volte gente che diceva io non ho paura di niente, è passato un gatto, oddio che paura! Viste con i miei occhi. Tu pensi che i demoni sono come i gatti? Ti
Ti auguro di non avere mai queste esperienze, però se Dio te le fa fare, fatti tua. Dico questo perché noi dovremo attraversare grandi cose. La fede provata col fuoco, no, sì, vabbè, però è un po' di calore, è una lampada. La fede viene provata col fuoco e più vai avanti negli anni, e più sarà dura. Io come anziano ti insegno queste cose affinché tu ti prepari, perché per affrontare Satana, dicono sempre i cubani, nati di nuovo, ex tregoni e tutto quanto, non puoi andare così, devi andare preparato con l'armatura, aggiungo io, Efesi 6. Prova ad andare a affrontare i demoni senza armatura. Senza fede, senza conoscenza, senza digiuno, carnale, vai! No, io sono di nuovo, prendo, sgrido tutti, faccio tutti, certi demoni manco escono se li sgridi. Ha voglia sgrida. Non escono, ci vuole orazione. E uno pensa, due minuti, no, no, giorni, mesi, dipende che entità sono. Il Signore Gesù faceva così, uscivano. Ma ci ha detto a noi che certe cose richiedono impegno, sacrificio, orazioni, digiuni. Affrontare il dragone non è semplice. Costruire l'arca non è stata una cosa di una settimana. No, il Signore ha decretato 120 anni durerà l'uomo, poi mandò il diluvio. Dopo 20 anni parlò, in quei 20 anni guardò, vide Noè, e glielo disse, da lì passarono 100 anni, e in questi 100 anni Noè costruì l'arca. Non la costruì in un anno, in 2 anni, in 3 annetti. Tosta costruire un'arca. È tosta. Fatica. Mani rotte. Sangue. Qualche martellata. Derisioni. Au! Stiamo in montagna e stai a costruire l'arca, e stai a costruire la nave? Come ci dicono oggi a noi, ah, oh, che pensi di essere rapito? Sì? No, non penso, lo so. Sì, sarò rapito. No, come dice il cattolicesimo. Lasciamo stare quello che dicono 4 cattolici, compreso Minutella lì. La dottrina cattolica dichiara l'inesistenza del rapimento della Chiesa. Quella è la dottrina. Così come ha detto, dichiara che il limbo non esiste, dopo che per centinaia di anni l'ha predicato. Questa è la dottrina, il canone cattolico. Il neocatechismo, che è nato 500 anni fa, che prima manco esisteva, che gli vorrei fare una domanda ai cattolici a proposito del catechismo, ma questo video sta durando tanto, 39 minuti. Dio vi benedica, volevo semplicemente condividere un piccolo spazio con voi, cari amati, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, spero che questo video sia stato di edificazione. Scusate il modo, so che non piace a tutti, però d'altronde sono fatto così, non ho peccato. Quindi posso anche rimanere così. Se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom, sorridi che Gesù ti ama e non temi.